Un'occasione straordinaria da cogliere al volo, in quanto, se ben gestita, potrà avere effetti importanti su tutta l'economia del territorio e non solo sulla città di Napoli, che sarà indubitabilmente il principale attrattore di fondi e benefici. Questo sarà, o per meglio dire, questo dovranno essere le Universiadi programmate in campagna nel 2019, un'onda lunga che tutti dovranno cavalcare. A spingere forte sull'acceleratore una squadra salernitana, il presidente nazionale del CUSI, l'avvocato Lorenzo Lentini, il vice governatore Fulvio Bonavitacola, che, ricevuto l'input da Vincenzo De Luca, si è mosso con determinazione accompagnando Lentini nella mission a Bruxelles venerdì scorso. Soldi ne pioveranno e tanti, ne beneficerà Napoli, come detto, direttamente, ma anche l'indotto non è da sottovalutare. E se è vero che 100 milioni serviranno solo per ristrutturare ampliare gli impianti sportivi, in primis lo Stadio San Paolo, è altrettanto vero che il restyling e la realizzazione di impianti coinvolgerà tutta la Campania. La massa degli oltre 10.000 atleti partecipanti dovrà sì gareggiare, ma anche allenarsi nel periodo antecedente l'evento, e dunque sarà necessaria la presenza di molti impianti aperti e funzionali su tutto il territorio campano. Sotto questo aspetto, rimanendo nel Salernitano, il progetto della città dello sport appena presentato potrebbe risolvere molte criticità. È un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, così come per la provincia di Salerno non sarà affatto marginale la presenza nella roadmap turistica che accompagnerà l'evento. Gli organizzatori, il presidente della FISU, la Federazione Internazionale degli Sport Universitari, Oleg Matizin, il segretario generale, hanno chiesto alle istituzioni locali precise garanzie, finanziarie ma non solo, garanzie che Napoli e la Campania dovranno dimostrare di avere nelle prossime settimane, quando gli ispettori della FISU torneranno per una nuova valutazione degli impianti e per la stipula del contratto, che dovrà avvenire entro il 20 maggio. Salvo imprevisti, dunque, la macchina organizzativa partirà ufficialmente nei prossimi mesi. Gli uffici di Palazzo Santa Lucia e Palazzo San Giacomo sono già all'opera per definire la roadmap degli interventi. Questa mattina, intanto, alla presenza di un raggiante De Luca, che ha fortissimamente voluto l'evento, intuendone l'importante ricaduta sul territorio, è toccato all'avvocato Lentini illustrare la straordinarietà dell'aggiudicazione, nonostante le perplessità decisamente fuori luogo appalesate dall'ex governatore Caldoro, che a caldo ha posto e si è posto una serie di interrogativi. Perché tutte le città, ha detto, e le nazioni candidate hanno rinunciato all'evento? Perché Brasilia, sede prescelta all'ultimo momento, ha dato forfait? Domanda alla quale lo stesso Caldoro però si è dato una risposta. Il problema, ha detto, è che delle universiadi estive nessuno ha voglia. Unico partecipante Napoli, unico vincitore, ha chiosato il capo dell'opposizione, suscitando ilarità più che rabbia. Intanto abbiamo vinto la prima sfida, non era facile superare la concorrenza di Russia, Cina, Brasile. Abbiamo avuto l'assegnazione alla Campania e al CUSI di questo grande evento. È un'occasione fantastica per fare le cose che abbiamo detto. Creare un grande movimento sportivo che coinvolga migliaia e migliaia di ragazze e di ragazzi. Trasmettere valori positivi, cogliere l'occasione per rifare l'impiantistica sportiva in tutta la regione Campania, creare veramente standard di civiltà di livello europeo, e poi è soprattutto una grande, irripetibile occasione economica. Provate a immaginare quello che ha rappresentato per Milano Expo in termini di ricaduta immediata per i lavori, per lo sviluppo turistico, per la promozione di immagini. Beh, per noi deve essere la stessa cosa. Deve essere l'occasione nella quale lanciamo nel mondo Napoli e la Campania come il più grande distretto turistico del mondo. Da Roma, Napoli, Campi Flegrei, Pesto, noi possiamo davvero creare una realtà di economia turistica unica al mondo.